Della formazione del Parma. Ecco che parte il calcio di punizione, lo spevento molto alto, esce Antonioli con i pugni, allontana portando fuori il pallone, molto fuori. Poi vediamo Di Vaio alle prese con Cafu, Cafu gli toglie la palla, viene lanciato Battistuta, Battistuta avanza verso l'area di rigore del Parma, entra in area di rigore, Battistuta va al tiro, la deviazione, il gol! Gol di Montella! Gol di Montella! Roma 2, Parma 0, ha raddoppiato Vincenzo Montella ed è Lano Pradino che si sta proiettando verso la curva sud in un delirio di bandiere. Roma 2, Parma 0, ha segnato Vincenzo Montella riprendendo il pallone che era stato respinto da Buffon sul tiro di Gabriel Battistuta, tiro di Battistuta, deviazione in corta respinta del portiere e gol di Vincenzo Montella. Lo stadio è una sola bandiera, Roma 2, Parma 0. L'azione di Battistuta tutta in contropiede dopo che era stato respinto un pallone dalla difesa della Roma su un calcio di punizione per il Parma. Il pallone era stato servito in profondità a Battistuta, lanciato in contropiede, è entrato in area di rigore, ha scaricato il suo destro, ha respinto come poteva il portiere.